So hello and Ciao e welcome benvenuti to the Superconscious Inner alla Child. This is supercoscienza an del bambino introductory interiore. Questa è experiential un'esperienza, webinar. un webinar di introduzione. This whole webinar Tutta questa serie webinar ha is really about a che introducing fare you con il to the presentarvi very latest development l'ultimo sviluppo in Alcazar's approach nell'approccio to di the inner child Alcazar work. al And what bambino Alcazar's been interiore. saying is that we actually have two In aspects realtà abbiamo to our due inner child. aspetti del bambino interiore. That's the human C'è part la parte umana and the superconscious, that e la part of the inner supercoscienza, quella child parte del still bambino connected interiore che è to your ancora connessa superconscious self, al the vostro real sé di you. supercoscienza, al vostro And vero sé. I'm just watching the chat Sto box as guardando la people chat, checking ci in sono from all persone of che us stanno in entrando da tutto il mondo, la Germany Germania, and Sweden, Athens, Svezia, Atene, Portugal, Portogallo, Scotland, Scozia, Australia. So, Australia. going through so fast, can't Sta catch andando me. veloce I che non see vedo Greece, niente. Canada, Canada, Belgium, Tuscany, Toscana, Italy. Italia, Belgio, Yay, Denmark, Danimarca, Sweden, Svezia, Munich, Michigan, Monaco, Illinois, Michigan, Georgia. Georgia, And so as we Illinois. connect in, consciously bring Mentre ci your energy and connettiamo just visualize coscientemente, us portate la connecting to vostra all these energia, people, immaginate di bringing the energy. I connettervi a can tutte start le feeling it. Can you persone. feel it when you do Io that? comincio a sentirlo Consciously quando bringing your portate energy together. consapevolmente insieme la vostra California, energia a Mexico, California, Messico, Argentina, Argentina. feeling it, Sentite, Spain, England, sentite feeling the Inghilterra, energy sentite building, l'energia che cresce, Amsterdam, Amsterdam. feeling it, Sentite Portugal, Portogallo, feeling it, sentite Germany again, Germania di Denmark, nuovo, all Danimarca, over the da world, tutto il mondo, South America. Sud America. And E so this quindi webinar is questo truly a webinar global è broadcast, una and in trasmissione fact we're globale. going to have Infatti sarà translation tradotto into in nine 9 lingue. languages. So a big warm Quindi welcome un grande to all of benvenuto a you tutti from voi, around the da tutto il world. mondo. We'll start off by Iniziamo introducing presentandovi the bigger picture of what the inner child che is, cos'è il bambino why it's so interiore, different when you perché è work with your inner child diverso within a high lavorare vibrational col bambino quantum energy interiore nel field. campo And then we'll quantico move di alta into an vibrazione e poi actual passeremo experience. all'esperienza. Quindi, So for those of you per that chi have di worked with voi us ha già before, you're a lavorato little con noi in bit familiar passato about this, but e conoscete it's really già important to come understand lavoriamo, è that Alcazar importantissimo says comprendere che that Alcazar we are really a dice superconscious che siamo being. esseri di The real supercoscienza, il you vostro vero is your sé, è la vostra superconsciousness, which supercoscienza actually exists che in the quantum esiste field. nel campo And a small quantico part e of una that piccola consciousness parte di is questa in the human coscienza è form. incarnata And nella part of this forma umana, è process parte del evolving processo di is evoluzione, raising our è vibration in order innalzare la for nostra more and more vibrazione of the affinché sempre superconsciousness, più the real you, to supercoscienza, il vostro operate vero sé, in the possa physical operare body. nel And corpo in this fisico. way, as E in more of your questo real modo, true self comes a into the mano a mano human che il form, vostro vero you sé become si more incarna nella creative, parte umana, you start to diventate più connect to the creativi many other e realms and iniziate a connettervi dimensions, con you altri connect to your regni. past lives, you Vite connect to passate, dimensioni, vi abilities that you have connettete alle inside abilità che that avete you're già not even dentro perhaps e aware che of magari right non now. conoscete So ancora. it's really Quindi è important to importantissimo understand the comprendere quantum che il field campo is where quantico the greater è you dove il vostro vero sé exists. And esiste. this inner child E il work that lavoro col Alcazar bambino does interiore che happens fa in the quantum Alcazar field. accade nel campo quantico. So this is really the main Quindi, difference questa è la between all differenza the old kind principale of tra inner i child vecchi work that tipi have di been happening lavoro for sul bambino years. The interiore, Stargate inner child perché il happens lavoro in the quantum field. dello Stargate col bambino interiore accade nel campo Okay, quantico. so Quindi, something to understand qualcosa da about your inner comprendere child is rispetto al that vostro bambino interiore è children che are i super bambini sono connected beyond the davvero veil. connessi You a quello can che c'è see it oltre il when you see velo. like a young Vedete toddler quando c'è who's un just piccolo like so bambino natural che and sono so davvero vibrant and naturali, so pieni di vibrazione, alive. vivi, e And they seem to emanate a sembrano kind of an emanare energy. questa So energia. your inner Quindi il child is vostro also bambino a interiore gateway è un to your portale per la vostra superconsciousness. supercoscienza, We kind of lose that super perché connectivity perdiamo as we questa grow older connessione because we get layer crescendo, upon perché layer upon riceviamo layer strati su of strati di conditioning, condizionamenti. of basically life happening to Perché us sembra and che la us vita not being able accada a to noi e noi non siamo in resolve grado what's di happening or risolvere o understand what's comprendere happening on a quello higher che level. accade a livello superiore. So, what is the inner Quindi, che child? cos'è il bambino The inner interiore? child Il is bambino actually interiore, in realtà,
È una memoria, un'esperienza che avete attraversato, molte esperienze che avete attraversato nei vostri primi anni, cominciando anche dall'utero. Quindi il bambino interiore ha attraversato moltissime situazioni di sfida che per noi come adulti potrebbero non sembrare sfide, ma per il bambino è diverso. E in queste situazioni difficili il bambino non ha avuto l'abilità di risolverle nel momento e quindi si è creata una limitazione, l'esperienza che non potevano risolvere viene spinta nel subconscio così che il bambino possa rimanere presente comunque, vivere. Quello che è interessante è che la guida dello Stargate Alcazar ha detto che la supercoscienza del bambino interiore durante queste situazioni difficili, la supercoscienza dice: ok, mettila nel subconscio, perché nel subconscio perché non sei pronta ora, non sei pronta ora e l'affronteremo più tardi. Quindi c'è proprio una guida sia per reprimere queste situazioni e per poi illuminarle e elaborarle. Una cosa affascinante rispetto al campo quantico è che non c'è tempo e non c'è realtà fisica, è soltanto un momento di tempo nello spazio, quindi potete accedere a queste memorie, alle esperienze passate nel campo quantico. E quindi Alcazar ha parlato dell'importanza del lavoro sul bambino interiore da molti anni, però soltanto alcuni anni fa lui ha detto: ora siamo pronti per lavorare col bambino interiore in una maniera diversa, siamo pronti perché ci sono abbastanza persone della famiglia Stargate che conoscono il campo quantico e questa famiglia e questa comprensione è cresciuta rapidamente negli ultimi anni. Quindi una volta pronti, Alcazar ha introdotto l'aspetto quantico di lavorare col bambino interiore e oggi noi vi presentiamo il prossimo passo, la supercoscienza del bambino interiore. Quindi quando un bambino cresce, per i primi 5, 6, 7 anni, la corteccia frontale, quella parte del cervello che comprende in maniera logica, non è pienamente funzionante. Il bambino assorbe tutte le esperienze a livello sensoriale, a livello di sentire, quindi spesso il bambino non comprende quello che gli accade attorno e Alcazar spesso fa questo esempio. Dice: immaginate un bambino di 1 o 2 anni e i genitori sono con lui, con lei nella stanza, i genitori stanno litigando, sono aggressivi, urlano, c'è un'energia molto brutta e il bambino è là nella stanza e riceve tutta questa energia. Ricordate che il bambino è molto sensibile, soprattutto nei primi anni. Il bambino riceve tutta questa energia dai genitori e a livello delle emozioni il bambino pensa: perché mi stanno facendo questo? C'è qualcosa di sbagliato in me? Cosa ho fatto? Di nuovo non è un pensiero logico, ma è una risposta emotiva all'energia che viene ricevuta. Quindi una cosa del genere può creare un programma nel subconscio del bambino, una credenza: c'è qualcosa di sbagliato in me, non sono abbastanza bravo, non mi merito l'amore. E questo programma viene creato e rimane per tutta la vita, finché voi non tornate indietro e lo dissolvete, facendo comprendere al bambino cosa è accaduto e perché si sono sentiti così. E con questa comprensione il bambino lascia andare e cambia anche l'adulto istantaneamente, perché quando liberate il bambino interiore, liberate anche l'adulto. Questa è una citazione di Alcazar ed è vero. Quindi il bambino interiore è fantastico e non solo risolve queste problematiche,
ma te le indica. Indica quello che accade nella vita da adulto, che ti dà fastidio, e se vi connettete al bambino interiore nel campo quantico, loro ricordano l'origine del programma. Quindi il bambino interiore vi può portare a quel punto e può essere anche una guida per voi, perché ogni volta che vi connettete col vostro bambino interiore, la problematica di priorità che dovete risolvere viene indicata e voi magari non ve l'aspettate. E questa è la cosa fantastica, perché il bambino interiore vi indica su cosa lavorare. Però questo nostro programma va ancora oltre, non solo lavorare con i limiti e lavorare col bambino interiore per guarire qualcosa. Qui lavoreremo per instaurare una relazione col nostro bambino interiore. Attraverso questa relazione, una volta che il bambino interiore si fida di noi, quello che Alcazar dice è che il bambino si aprirà e aprirà il portale verso l'oltre. Quindi si tratta di accedere ai doni che abbiamo all'interno di noi. A volte quando parliamo del bambino interiore, le persone reagiscono in modi diversi dicendo «Ah, io l'ho già fatto in passato», oppure «Non riesco a sintonizzarmi o ad accedere al bambino interiore», oppure «Non sento nulla», oppure «Oh no, di nuovo». Non voglio fare questo lavoro, ho già lavorato col mio bambino interiore, è molto comune e anch'io ho avuto una volta questa reazione. Quindi, di nuovo, questo è un lavoro diverso perché accade nel campo quantico e non si tratta di rivivere esperienze dolorose, che spesso è il modo in cui le persone hanno lavorato col bambino interiore nel passato, ma prima di tutto si tratta di spiegare al bambino interiore la situazione, aiutarlo a lasciare andare, ad iniziare questa nuova relazione col bambino interiore e poi il bambino interiore comincerà a mostrarvi dal loro aspetto di supercoscienza, nuove aree con cui vi potete connettere e lavorare. Quindi, se portate amore, saggezza e ciò di cui hanno bisogno al bambino interiore, l'aspetto di supercoscienza del vostro bambino interiore lavorerà con l'aspetto umano, quello che è stato ferito, quindi potrà connettersi alla supercoscienza che comprende perché a un livello più alto voi avete orchestrato la vostra vita nel modo in cui è accaduta. Questa saggezza può arrivare dall'oltre e insieme, onorando il dolore del passato, potete lasciarlo andare. Con questo campo energetico di supporto potrete andare in profondità. Una cosa che le persone spesso dicono, chiedono, ma questa è solo la mia immaginazione? La risposta di Alcazar a questo è molto bella. Dice che la parola immaginazione è stata distorta, perché il significato di immaginazione è la vostra capacità di creare immagini, di vedere, nelle altre dimensioni, nel campo quantico. E non si tratta di vedere come vedete con gli occhi fisici, è una visione percettiva, sensoriale. Sapete che c'è il bambino, lo sentite, sentite la sua risposta. E una volta che iniziate a connettervi al bambino diventa sempre più facile. Sì. Il bambino interiore per me è una presenza vivente in me. E il mio bambino interiore spesso porta alla mia parte adulta l'amore, la saggezza, la comprensione. Quindi questo programma ha a che fare con creare un percorso attraverso il bambino interiore per il vostro adulto. Ed è davvero entusiasmante per noi, perché è da tempo che aspettavamo questo prossimo passo nel lavoro col bambino interiore. Quando iniziate a permettere al vostro bambino interiore di connettersi attraverso la sua supercoscienza, allora voi, l'adulto, diventate sempre più connessi alla vostra supercoscienza attuale.
E questo è l'aspetto che permette alla guida di arrivare. Sempre nel lavoro con lo Stargate, la trasformazione accade attraverso l'esperienza. Una delle domande è: perché Alcazar sta portando questo passo ora? C'è una evoluzione naturale nel lavoro con lo Stargate, e tra l'altro ora i tempi sono molto critici e tutti sappiamo quello che sta accadendo nel mondo, e c'è questo riequilibrio che vuole avvenire. Lo sforzo di Alcazar è quello di portare l'unione sul pianeta, non la dualità, non più luce in contrasto al buio, ma l'unione, portare insieme la dualità per trascenderla. È un processo lento. Ma questo lavoro col bambino interiore innalza la vostra vibrazione rapidamente. E mano a mano che individualmente innalziamo la nostra vibrazione, noi abbiamo un effetto sul campo morfico dell'umanità. Abbiamo un effetto sulla vibrazione sul pianeta. E più alta è la vibrazione, più riusciamo ad avere supporto tutti noi che vogliamo creare cambiamento in tutte le aree della vita. Quindi possiamo contribuire diventando più consapevoli, alzando la vibrazione, mettendo l'intento di cambiare noi stessi. E innalzando la vibrazione globale, il livello di coscienza si sta già innalzando comunque sul pianeta, lo potete vedere se cercate le buone notizie che stanno accadendo. Contribuendo energeticamente, l'altra ragione per cui Alcazar ci sta portando questo ora, probabilmente avete notato che il 2020 è stato molto intenso. Sono accadute tantissime cose dentro di noi, sono affiorate a mano che la situazione globale è diventata sempre più drammatica. Quindi questa è una grande opportunità. Quando le nostre problematiche vengono a galla, è un'opportunità se sappiamo come navigare attraverso quello che affiora. Con un processo di trasformazione possiamo evolvere davvero velocemente di questi tempi. Un'altra cosa che sta accadendo a molte persone in tutto il mondo è la paura. Quindi la paura, guardatela, sintonizzatevi al vostro bambino interiore, cercate di comprendere dove è ancorata la paura nel vostro passato e dissolvetela, perché così potrete vivere con più autostima la vostra vita, senza paura, con una comprensione più vasta. Un'altra area è quella economica. Le persone sentono che non riescono a creare quello di cui hanno bisogno nella loro vita. Se questo è vero per voi, significa che da qualche parte nel vostro passato c'è un senso di mancanza o di non meritare o che non c'è abbastanza, non ce n'è abbastanza per tutto. Qualsiasi cosa sia vera per voi, il vostro bambino interiore ha un programma che lui o lei hanno creato nel vostro passato. Magari si è creato nel ventre di vostra madre, ma sicuramente è un programma che abbiamo ricevuto dai nostri genitori, le scuole, le società, ed è giunta l'ora di liberarlo. L'aspetto molto positivo della supercoscienza è che quando instaurate un rapporto col vostro bambino interiore, il vostro bambino interiore comincia a guidarvi. Io sono davvero entusiasta di fare questo lavoro per me stesso. Abbiamo già avuto un assaggio di questo processo ed è per questo che anch'io sono entusiasta di questo nuovo passo di esplorazione interiore che affronteremo insieme. Alcazar ora vuole parlare. Amati, vi salutiamo, qui è Alcazar. E come sempre, è un grande onore per noi essere con voi in questo momento del vostro tempo. Vi invitiamo a prendervi un momento e rilassarvi. Perché anche ora, mentre vi stiamo parlando, il vostro bambino interiore è in ascolto, il vostro bambino interiore sa sempre cosa vi sta accadendo. Il vostro bambino interiore
Si sente da solo se non vi connettete con lui o con lei. Quindi, amati, è giunta l'ora di instaurare un rapporto o di approfondire il vostro rapporto con il vostro bambino interiore. La supercoscienza del bambino interiore è un essere magico. È chi siete voi veramente prima che la vostra società vi abbia chiusi. Il nostro intento è di mostrarvi come camminare con il vostro bambino interiore in una nuova esperienza nella vostra vita quotidiana, per avere questa nuova esperienza. La relazione con la supercoscienza del vostro bambino interiore deve essere sviluppata, deve essere accolta. Alcuni di voi, se ora state percependo il vostro bambino interiore, potrete sentire che il vostro bambino interiore è entusiasta di condividere questo percorso con voi. Potete permettere questa possibilità? Potete permettere la possibilità di potervi connettere nel campo quantico con il vostro sé più giovane? Vi porteremo in un luogo dove voi l'adulto potete essere con il vostro bambino interiore, amare il bambino interiore, dare al bambino ciò di cui ha bisogno. E a mano che il bambino inizierà a connettersi profondamente con voi, vedrete che il vostro bambino interiore, con il vostro invito, inizierà a connettervi alla vostra supercoscienza, poiché per il bambino interiore connettersi alla supercoscienza è facile, naturale. E il bambino interiore vi connetterà alla supercoscienza. E voi, l'adulto, nella vostra vita adulta, istante dopo istante, sarete sempre più connessi, perché a mano che instaurerete la connessione col bambino interiore, il vostro bambino interiore sarà con voi quotidianamente. Sentirete la sua voce, lo sentirete, la loro presenza. Siete pronti? Quello che inizierà ad accadere è che a mano che risolverete queste vecchie problematiche, e il bambino interiore porterà la coscienza, la saggezza della vostra supercoscienza nel vostro quotidiano. Il bambino interiore si fonderà con voi e il vostro adulto diventerà non infantile, ma come un bambino. E così, amati, il vostro bambino interiore è un ponte con quello che c'è oltre il velo per infondervi di forza vitale, creatività, ispirazione e sì, anche il vostro intuito entrerà nella vostra vita quotidiana. Il bambino interiore vive nel campo quantico, esiste in quel livello sottile di sentire, quella sensibilità. Quindi il vostro bambino interiore connette le vostre emozioni umane alla vostra essenza. Il vostro bambino interiore riconnette l'adulto alla vostra vera sensibilità e sensitività. Quindi in maniera più grande, connettendovi al bambino interiore, riportate equilibrio e portate questo equilibrio nel campo morfico dell'umanità, infondendo questo equilibrio nelle griglie di questo pianeta. Questo è un grande potere, il grande potere della vostra connessione interiore con quello che c'è oltre. E quindi ora passiamo a una meditazione. Vi suggeriamo di chiudere gli occhi, rilassarvi. Ogni volta che lavoriamo con le energie dello Stargate,
Ci connettiamo sempre alle energie di Gaia, della Terra. Quindi mettetevi comodi e rilassatevi. E chiediamo ad ognuno di voi di chiedere dentro di voi che le energie della Terra, la coscienza della Terra, Gaia, risalga nel vostro corpo e nel vostro campo energetico. Chiamiamo le energie della Terra, semplicemente rilassatevi. Soltanto il vostro intento è necessario. E ascoltate, perché potreste iniziare a sentire la Terra, Gaia, che vi risponde. Molto bene. Ed ora chiediamo ad ognuno di voi di chiedere dentro di sé che uno Stargate eterico, la coscienza dello Stargate, scenda su di voi, venga a voi, visualizzate, immaginate uno Stargate che si forma attorno a voi. Chiamiamo la presenza di uno Stargate eterico, la coscienza, che questa struttura fisica ancora. Quindi sentite, immaginate. Lo Stargate risponde alle vostre richieste. Molto bene. E ora ognuno di voi chieda, chiami l'attivazione del vostro Stargate eterico. Chiamiamo l'attivazione di tutti gli Stargate eterici in tutto il mondo. E il vostro Stargate ora inizia ad irradiare una energia molto sottile, quindi rilassatevi in questa dolcezza. E ora faremo vibrare tutti gli Stargate eterici sempre più velocemente, come molti di voi sanno. Ci sposteremo nei livelli dimensionali, nelle frequenze delle diverse dimensioni. E ora iniziamo questo processo. Chiediamo a tutti gli Stargate eterici di vibrare sempre più velocemente, e mentre questo accade, dalle frequenze di terza dimensione passiamo a quelle di quarta ora, continuando ad accelerare dalla realtà di quarta dimensione alla quinta dimensione, fondendosi nelle frequenze di sesta dimensione ora e arrivando alle frequenze di settima dimensione, dove portiamo tutti gli Stargate eterici ad una pausa. Ora il vostro Stargate sta vibrando alle frequenze di settima dimensione e chiediamo ad ognuno di voi di chiedere dentro di sé, chiamare un forte campo energetico di settima dimensione all'interno del vostro Stargate eterico. Chiamiamo un forte campo energetico di settima dimensione all'interno di tutti gli Stargate eterici, come sapete. Semplicemente rilassandovi in questo campo energetico, anche la vostra energia gradualmente si innalza e si armonizza, fondendosi con le frequenze di settima dimensione. Non c'è nulla da fare, accade naturalmente, rilassandovi e permettendo. Queste dolci energie vi stanno facendo vibrare fino al vostro DNA, in ogni vostra cellula. Molto bene. E ora continuiamo a fare vibrare tutti gli Stargate eterici sempre più velocemente. E di nuovo, tutti gli Stargate eterici innalzano la vibrazione, arrivando alle frequenze di ottava dimensione, passando a quelle di nona dimensione, accelerando nella decima dimensione e dalla decima passando sempre più velocemente nelle energie di undicesima dimensione, vibrando velocemente, arrivando alle frequenze di dodicesima dimensione. E di nuovo, tutti gli Stargate eterici fanno una pausa qui. E ora chiediamo ad ognuno di voi di chiedere dentro di sé, chiamare un forte campo energetico di dodicesima dimensione all'interno del vostro Stargate eterico. Chiamiamo un forte campo energetico di dodicesima dimensione. E mentre vi rilassate, non c'è nulla da fare, gradualmente la vostra energia
si armonizza con l'energia di dodicesima dimensione. Mentre questo accade, diventate più sensibili alle guide e agli esseri benevoli disponibili ad assisterci per innalzare la vibrazione durante questa meditazione. E quindi, prima di tutto, ci connettiamo al reame angelico. Chiediamo ad ognuno di voi ora di chiedere dentro di sé, chiamare la presenza degli angeli. Chiamiamo la presenza del reame angelico. E semplicemente sentite, eccoli che arrivano. Semplicemente notate l'energia che cambia lievemente attorno a voi. Un'energia molto dolce arriva a voi e riuscite a sentire la loro presenza, perché la loro presenza fa vibrare il vostro campo energetico. Quindi ora gli angeli vi stanno facendo vibrare lievemente. E come sempre facciamo ora, iniziamo a chiamare i maestri ascesi. Iniziamo chiamando colei che chiamiamo la Madre Benedetta, Mary o Maria, la Madre di Gesù. Di nuovo ognuno di voi chieda dentro di sé, chiamiamo la presenza della Madre Benedetta, Mary, Maria, e sentite. Eccola che arriva. La sua energia arriva dolcemente e poi si rafforza. Mary, Maria, vieni più vicino. Sentitela, la sua energia che si rafforza gradualmente. Potete chiederne di più. Sì. Molto bene. L'energia del divino femminile, l'energia della madre divina, e un altro maestro asceso desidera unirsi a voi. Lei è conosciuta col nome di Kuan Yin. Chiediamo quindi ad ognuno di voi di invitare la sua presenza. Chiamiamo la presenza del maestro Kuan Yin. Sentite. Eccola che arriva, portando la sua dolce energia di amore e compassione, poiché la compassione è necessaria per il vostro bambino interiore, poiché il vostro bambino interiore ha vissuto molte cose che non ha potuto comprendere, esperienze traumatiche, che all'adulto non potrebbero sembrare così traumatiche, ma per il bambino lo sono state un grande shock che ha causato una chiusura. Quindi la compassione è importante. Chiedetene di più, più energia, più supporto, più compassione da parte di Kuan Yin nel vostro campo energetico. E mentre Kuan Yin vi fa vibrare di compassione, invitate la vostra vibrazione ad assorbire questa energia di compassione. State cominciando a sentire questa compassione dentro di voi. Molto bene. E ora le energie di equilibrio del divino maschile, e invitiamo colui che è conosciuto col nome di Buddha. Ognuno di noi chieda dentro di sé. Chiamiamo la presenza di Gautama, il Buddha, e sentite. Ecco il Buddha che arriva. L'energia del divino maschile, chiarezza, poiché la chiarezza è necessaria. Invitatelo più vicino, portate la sua chiarezza, la sua comprensione in voi, poiché mentre lavorerete col bambino interiore potrete esprimervi chiaramente. Molto bene. E poi il maestro dell'amore, perché l'amore è un aspetto vitale
per entrare nella connessione col bambino interiore. Quindi chiamiamo colui che è conosciuto con il nome di Gesù, Yeshua. Invitate dentro di voi la sua presenza affinché sia con voi. Chiamiamo la presenza di Gesù. E semplicemente sentite. Mentre lui porta la sua energia in questo spazio, portando il suo amore, l'amore per l'umanità, il suo amore per voi. Molto bene. Molto bene. E quindi ora abbiamo il supporto degli angeli e dei maestri. E ora vi invitiamo semplicemente a sintonizzarvi al vostro intento di connettervi con il vostro bambino interiore. Non c'è nient'altro da fare ora, semplicemente sentite dentro di voi questo intento. Voglio davvero connettermi al mio bambino interiore, il piccolo bambino o bambina dentro di noi, quella parte a cui non mi sono forse mai connesso, connessa o non così frequentemente. Semplicemente sentite ora quanto voi desiderate avere un rapporto profondo con il vostro bambino interiore. Lo sentite? Sentite l'intensità del vostro desiderio, perché il vostro bambino interiore lo sente quando vi sintonizzate al vostro sentire. Quindi ora vi chiediamo di chiedere dentro di voi che il vostro bambino interiore si connetta a voi. E questo può accadere in molti modi. Per chi di voi ha già lavorato col bambino interiore può accadere molto velocemente, per chi di voi non l'ha ancora fatto potrà essere un po' più difficile, ma prima di tutto rilassatevi. Non è un lavoro duro in realtà. Semplicemente invitate il vostro bambino interiore a venire a voi. Non immaginate un'immagine di lui o lei. Non decidete quanto l'età del bambino, ma semplicemente permettete al bambino di venire a voi. Naturalmente, e si potrà presentare come un bambino molto piccolo, come un adolescente, oppure ancora nell'utero. Il bambino interiore vuole connettersi a voi. Sempre, ma spesso, all'inizio, il bambino ha dei dubbi, è insicuro, perché di solito il bambino interiore non si fida molto degli adulti. E voi siete un adulto ora. Il vostro comportamento fino ad oggi ha trascurato il bambino interiore per molti anni, quindi spesso quando iniziate a connettervi col bambino interiore, il bambino è insicuro, non sa se connettersi a voi e potreste dovergli dire: mi dispiace di non essere stato con te spesso o per nulla, ma ora il mio intento è quello di sviluppare una bellissima relazione amorevole con te. E quando dite queste cose, il bambino lo sente, se siete sinceri, e il bambino può iniziare a venire a voi. E potreste percepire la sua presenza ora. Come abbiamo detto prima, non si tratta di vedere il bambino così come lo potreste vedere con gli occhi fisici, ma è un percepirlo, un sentire la sua presenza. A volte potete anche comprendere l'età del bambino interiore, come si presenta a voi. Cosa sta facendo ora il bambino interiore? Sono semplicemente lì? Stanno facendo qualcosa? Sintonizzatevi e cercate di percepire il bambino.
Vedete se riuscite a percepire quello che il bambino sta facendo. Se potete percepire come si sente. Ci sono infinite possibilità. Forse il bambino è felice di rivedervi, oppure pieno di gioia se è la prima volta che vi connettete. Oppure il bambino è triste, infelice, a causa di qualcosa che ha vissuto all'età in cui si sta presentando a voi. Ora, sintonizzatevi al suo sentire. Il processo, come molti di voi sanno, è quello di vedervi dentro di voi, in questa immagine interiore, vedervi nello spazio del campo quantico, dove il bambino esiste, vedetevi là, e vedete il bambino interiore vicino a voi, un po' lontano, e semplicemente dite al bambino, io ti amo, e vorrei abbracciarti. Posso darti un abbraccio? E semplicemente poi osservate il bambino. Qual è la risposta del bambino? Sta correndo verso di voi o camminando lentamente o ignorandovi? Le possibilità sono tantissime. Quindi semplicemente parlate al bambino dicendo ti amo, per favore, vieni da me. Permettete al bambino di venire da voi. Prendetelo, prendetela in braccio. Mettete il bambino sulle ginocchia, abbracciatelo, abbracciatela dolcemente. Potete cullarlo, cullarla dolcemente. Molto spesso questo rassicura il bambino. Accarezzatelo, accarezzatela dolcemente. Quindi ora vi guidiamo attraverso questo processo. Qualcuno forse lo troverà un po' difficile, ma non importa, restate col processo e seguite quello che vi diciamo, perché nelle 4 settimane insieme vi porteremo più in profondità, gradualmente, portando chiarezza e comprensione. E ora tornate al bambino interiore, lo sentite sulle vostre ginocchia, lo cullate. E in questo modo il bambino interiore può cominciare a mostrarvi ciò che vuole mostrarvi. Se sono tristi, potranno mostrarvi la situazione per cui sono tristi e potrete poi parlare insieme. E ora andiamo avanti, assumendo che la maggior parte di voi ha stabilito questa connessione col bambino interiore. E mentre abbracciate il bambino interiore, semplicemente ditegli o ditele, io so che tu puoi ricordare come ti sentivi prima di entrare in questo corpo, com'era bello osservare quello che accadeva sulla terra da fuori, osservare i genitori, i vostri genitori, prima di incarnarvi, guardarli, sapendo che la situazione in cui stavi entrando era quella che era, e quella parte di voi che noi chiamiamo il vostro vero sé è ancora là, nel campo quantico, la vostra supercoscienza. E il bambino che voi state cullando sulle ginocchia ora è connesso all'aspetto di supercoscienza di voi da piccoli, perché voi siete sempre stati nel campo quantico con il bambino. Le spiegazioni sono un po' difficili da dare, poiché il vostro linguaggio è molto limitato, ma comprendete che mentre abbracciate il bambino interiore, voi state abbracciando anche il suo aspetto di supercoscienza, oltre a quello umano, e quindi sentite il bambino, la bambina, ricordando a loro il loro aspetto di supercoscienza e dite al bambino, puoi aiutarmi? Puoi aiutarmi
e darmi suggerimenti nella mia vita adulta, così che insieme possiamo divertirci di più, così che insieme possiamo creare, giocare, possiamo vivere senza preoccupazioni per i soldi, senza preoccupazioni per qualsiasi cosa nella nostra vita. E tu potrai guidarmi ricordandomi della vastità di chi siamo. Potete dire questo al bambino? Potete dirgli, puoi aiutarmi? Possiamo connetterci più profondamente? Possiamo fondere le nostre energie e saggezza insieme? Possiamo farlo? Io lo desidero davvero tanto che tu possa condividere tutto questo con me. Guardate negli occhi del bambino, della bambina, perché amati, il vostro bambino interiore aspetta questo momento da sempre, perché molti di voi da adulti avete questa sensazione interiore di essere nati in questo momento di trasformazione, e il vostro bambino interiore sa questo perfettamente. Molti dei vostri bambini interiori hanno scelto esperienze di vita difficili per aiutarvi a trasformarvi, e ne parleremo ancora di più durante le 4 settimane insieme. Quindi voi avete scelto i vostri genitori, sapevate la situazione in cui sareste entrati, conoscevate le sfide che avreste vissuto. La supercoscienza del vostro bambino interiore lo sapeva da sempre. E ora la supercoscienza del vostro bambino interiore può assistere voi, l'adulto, ad aprire la vostra connessione alla vostra supercoscienza. Il vostro bambino interiore sa che vi siete incarnati per vivere questo momento di consapevolezza, che il bambino interiore può aiutare voi, l'adulto, nel fare il prossimo passo per la vostra evoluzione personale, la vostra libertà. Guardate negli occhi del bambino interiore. Riuscite a vedere che loro sanno tutto questo? Riuscite a vedere la profondità e il sorriso interiore, il sapere interiore del bambino? E riuscite a sentire la loro disponibilità a fare questo passo con voi? Sì, perché noi diciamo ad ognuno di voi che seguirete questa meditazione fino alla fine oppure no, noi vi diciamo, il vostro bambino interiore aspetta da tempo questo sviluppo, questo momento, per aiutare voi nella vostra comprensione e nella vostra evoluzione personale. E amati, noi siamo qui per aiutarvi in questo processo. E quindi ora vi invitiamo semplicemente a restare con il vostro bambino interiore, l'aspetto umano e l'aspetto di supercoscienza. Invitate questi due aspetti ad esistere insieme dentro di voi. Ed ora, semplicemente chiedete dentro di voi che il vostro bambino interiore vi mostri ancora più in profondità la sua connessione alla supercoscienza, all'aspetto di supercoscienza. E quindi in questo modo voi e il bambino interiore insieme chiedete, chiamiamo la presenza della nostra supercoscienza,
chiamiamo la nostra supercoscienza affinché ci infonda del suo sapere, della nostra connessione con quello che c'è oltre il velo. E semplicemente sentite. Sentite e permettete che questa energia vada in profondità. Per elevare la vostra parte umana. Non c'è nulla da fare. Restate semplicemente presenti nel qui ed ora, nel campo quantico. E invitate il bambino, la bambina, ad aprirsi ancora di più alla loro connessione con quello che c'è oltre. Sentite come un'infusione di energia altissima, un'infusione di calma interiore, di sapere interiore, la vostra presenza profonda e saggia. E mentre sentite questa infusione energetica dall'oltre, invitate il vostro bambino interiore ad emanare, irradiare, proiettare questa energia a voi, l'adulto. Semplicemente percepite come si muove questa energia dentro di voi. Potete permettere ad ogni cellula del vostro corpo di immergersi completamente nel campo quantico. Non dovete fare nulla. Semplicemente permettete a voi stessi di espandervi, di essere presenti, di essere con la supercoscienza del bambino interiore. Molto bene. E così, amati, semplicemente percepite, sentite la vostra vibrazione ora. Questo è un piccolo assaggio di quello che verrà, un'apertura nella porta, per così dire, uno spiraglio. E mentre voi gradualmente iniziate a riportare la vostra attenzione, vogliamo chiedere a voi di chiedere al vostro bambino interiore, di dare all'adulto un abbraccio. Invitate il vostro bambino interiore a mandare a voi l'adulto il proprio amore, ora.
E poi, molto gradualmente, lentamente, ritornate. So as you mentre gradualmente iniziate a riportare la vostra attenzione nel corpo e nel luogo in cui vi trovate, ci piacerebbe sentire com'è stata la vostra esperienza. Lasciate un commento sulla chat, perché noi possiamo comprendere com'è stata la vostra esperienza di questa meditazione. Ma comunque tornate lentamente con il vostro tempo. Ho sentito l'abbraccio alla fine. Il mio bambino interiore mi ha abbracciata, molto bello. Il mio bambino interiore è il mio amico, sì. Sì, sono i nostri amici. Gli piace giocare insieme. Glenda scrive che ha sentito formicolio in tutto il corpo. Il mio bambino interiore è molto più saggio di me, l'adulto, molto più vecchio. Sì, è proprio così. È questo a cui ci connettiamo. Ci connettiamo all'intelligenza universale. Qualcuno scrive: la bambina è amorevole, una grande sorgente di connessione con l'amore. Ho sentito saggezza, visto saggezza e amore nei suoi occhi. Molto toccante, emozionante, grazie. Laura scrive: la mia bambina interiore mi ha perdonata e ha detto sì, voglio essere parte della tua guarigione. Giulia scrive: per la prima volta ci siamo davvero connesse, bellissimo. Davvero, questo inizio ci porterà a una grande profondità. Qualcuno scrive: ho sentito molta energia nelle mani, poi non riesco più a leggere. Vogliamo leggere tutti i vostri commenti, anche se stanno arrivando velocemente ora troppo. Noi più tardi li leggeremo, ci connetteremo. Qualcuno scrive che ha pianto, permettete sempre le lacrime, è importante permettere la tristezza di scendere attraverso le lacrime, a volte sono anche lacrime d'amore. Qualcuno ha scritto un'esperienza emozionante, Yolanda ha scritto: la mia bambina interiore stava danzando e il suo abbraccio è stato meraviglioso. Questa è la bellezza di quello che accade quando creiamo questa relazione col bambino, perché il bambino interiore ci ricorda di vivere la gioia, il gioco, perché la mattina il bambino si sveglia e dice: cosa facciamo oggi? Un bellissimo commento di Jackie, però è scomparso. Sì. Jeanette scrive: una grande connessione. Maria scrive: è la prima volta che ho davvero sentito questa connessione così profonda. Sì. E per chi di voi ha trovato questa esperienza difficile, connettervi col bambino interiore, non preoccupatevi, perché nelle prossime 4 settimane cominceremo gradualmente per aiutare la vostra connessione in modi diversi col bambino interiore, per incoraggiare il bambino interiore a connettersi a voi. Inga scrive: la mia bambina era super, super entusiasta. Alcune persone hanno detto che già molte problematiche sono venute a galla. È bellissimo, perché il bambino interiore vi assiste, ha già cominciato ad assistervi, a mostrarvi cosa c'è dentro di voi, e noi faremo questo processo a poco per trasformare questi programmi. Anna ha scritto: ho amato questo abbraccio alla fine. Sì, anch'io, è stato bellissimo. Anche la mia bambina interiore è orgogliosa di questo. È una grande risorsa interiore. Il bambino interiore non ci porta solo nel passato per risolvere i problemi, ma ci aiuta a risolvere i nostri problemi attuali, per cambiare l'energia quando si innesca una reazione. Quindi, quando andiamo in profondità, scopriamo sia i problemi passati, ma ci
aiuta ad infondere questo amore nel presente, a intraprendere un cammino più alto. Ora vogliamo passare all'invito, a invitare tutti voi ad esplorare questo percorso con noi. Questo è davvero un'esplorazione, è la prima volta che io e Pragit creiamo un programma per accedere al prossimo livello, al livello successivo della connessione col bambino interiore. Sì, è fantastico. Saranno 4 settimane e ogni settimana avrà un tema diverso. Ashley è qui, dietro le scene, come sempre. E lei ci farà vedere i temi ora, quello della prima settimana, per esempio. È la guida interiore. L'abbiamo già menzionato prima. Il bambino interiore può diventare una guida per noi. Come abbiamo spiegato, il bambino interiore ci guiderà alle priorità che vogliono essere risolte come programmi. Nella prima settimana stabiliremo questa relazione col bambino interiore perché possa essere una guida intuitiva per il vostro mondo interiore, per averlo veramente, avere la maestria per portare più amore, giocosità, più festa, più ballo, danza nella vostra vita. Vedere parti di voi che non avete visto prima o avete ignorato per diventare più completi, integri, per portare anche questa grande saggezza a cui il bambino interiore ha accesso. Non so chi l'ha scritto, ma qualcuno ha scritto: il mio bambino interiore non aveva le gambe. È un messaggio questo per te. Quindi sintonizzati su questo messaggio, questa immagine. Qualcun altro ha scritto che non è riuscito a connettersi. Faremo un'ora extra per le persone che hanno un po' più difficoltà a connettersi al bambino interiore. Alcazar è un maestro nell'aiutare le persone che fanno fatica a connettersi, ad avere questa connessione. Noi facciamo anche sessioni individuali con persone che fanno fatica, hanno fatto fatica a connettersi al bambino interiore e con queste sessioni riescono a sentire il bambino interiore anche a livello fisico, una connessione davvero tangibile. Quindi, dopo il primo weekend, il primo fine settimana, vi diremo quando avverrà questa ora extra di programma di connessione. Sarà sempre sabato e domenica. La seconda settimana tratterà del guaritore interiore. Questo è il mio preferito, perché, come molti di voi sanno, io faccio il lavoro con l'essenza della vita e la mia bambina interiore è potentissima ora, molto più potente della mia parte adulta. Quindi, quando io lavoro con l'essenza della vita, mi connetto sempre con la mia bambina interiore. E molti di voi hanno avuto un assaggio delle energie che il bambino interiore porta attraverso l'essenza della vita. Quindi, spesso durante la nostra vita noi diventiamo tristi a causa di situazioni e la nostra energia si abbassa, e molto spesso a causa di malintesi o vecchi programmi. Quindi il guaritore interiore è il bambino interiore che ci mostra quello che è accaduto, che cosa ha creato la chiusura, e insieme potete lasciarla andare. E questo non solo cambia quella situazione passata, ma anche quella presente, perché l'energia rimasta intrappolata nei vecchi programmi, nei vecchi limiti, non appena lavorate col bambino interiore e dissolvete questo blocco, l'energia viene liberata e comincerete a vedere nel vostro quotidiano che avrete più energia. È fantastico. Sì? Quindi la terza settimana invece sarà il creatore interiore. Quindi, a mano che sviluppiamo questa connessione col bambino interiore, lui o lei vi mostreranno come portare la creatività nella vostra vita, cioè come manifestare nella vostra vita.
quello che dovete fare per creare sempre di più ciò che desiderate nella vostra vita. La supercoscienza del bambino interiore vi mostrerà come connettervi alla saggezza interiore, al sapere interiore, quella parte del vostro sé che ha la capacità di creare. Perché Alcazar dice che tutti noi siamo creatori, ma spesso quello che creiamo sono cose che non desideriamo nella nostra vita, ma in realtà c'è altro che vorremmo manifestare, quindi lo faremo, ma poiché non siamo connessi alla nostra creatività quanto potremmo esserlo, creeremo questa connessione. Visualizzeremo la nostra vita come vorremmo che fosse, quindi andremo oltre alla nostra guarigione e creando il nostro mondo per focalizzarci su ciò che desideriamo creare, e il bambino interiore porterà la sua visione nella nostra vita. Quindi cosa vogliamo creare insieme nella nostra vita? Qualcuno chiede quando sarà la prima settimana? Ashley, per favore, puoi mettere il link sulla chat? Che è pronto, quindi le persone potranno cliccare e dare un'occhiata alle date. Quindi la settimana 4 invece sarà il portale interiore, che significa andare nell'oltre, oltre il velo, il campo quantico, in quelle parti di voi che pensavate forse di avere, ma non ne avete ancora fatto esperienza. C'è davvero tanto, non accadrà istantaneamente, ma inizierete ad andare in quella direzione. I sensi che noi abbiamo nel corpo fisico li abbiamo anche in altre dimensioni, non solo nelle altre D. La visione interiore, la sensibilità interiore si potrà aprire. Tutti i vari sensi, nel corso degli anni abbiamo avuto tante prove di persone che si sono connesse a questi aspetti di loro stessi. Ci sono inoltre moltissimi reami, per esempio quello dei draghi, perché noi portiamo Ran, il regno, il reame delle fate, tantissimi reami, quello della natura. Non sarebbe bellissimo poter camminare nella foresta e vedere le fate, gli unicorni? In realtà tutte queste cose sono possibili. Alcune persone non sono visive, quindi non le vedono, ma le potrete sentire. Tutti noi abbiamo questi doni dentro di noi, quindi la quarta settimana sarà entrare nel portale per l'oltre, il portale nel mistero, nel misticismo. La connessione con le cose che avete deciso di vivere in questa vita, di fare esperienza prima di nascere. E la parte entusiasmante è che si tratterà di andare oltre ciò che noi conosciamo ora, il portale verso l'ignoto, quei doni che non ricordiamo neppure di avere, ma cominceremo a ricordarcene attraverso la connessione col bambino interiore, a mano che lui o lei si fideranno di noi nel corso delle 4 settimane. Alcazar è qui. Alcazar è sempre qui. Amati, speriamo di avervi un po' ispirati attraverso queste parole e queste esperienze di questo giorno. Noi vi invitiamo a fare un'esplorazione, una scoperta personale, e vogliamo ricordarvi che voi avete scelto di nascere in questo momento, avete scelto di fare parte della trasformazione dell'umanità. La supercoscienza del bambino interiore
È una connessione, un portale verso il vostro nuovo sé. È proprio un portale affinché voi possiate portare energie per voi e per l'umanità, innalzando la vostra vibrazione. Voi tutti siete unici. Voi tutti avete doni diversi, ma amati, i vostri doni sono tutti necessari ora. Supportate voi stessi, supportate l'umanità e supportate questa bellissima terra. È giunta l'ora. Noi siamo qui. Unitevi a noi. Con amore profondo, noi siamo Alcazar, al servizio dell'umanità. Buona giornata. Bellissimo terminare qui. So how do people register for this? Molte persone si sono già iscritte. Sì. So you should be seeing the link. E se volete iscrivervi, il link è sulla chat. And you can click that per l'italiano verrà mandato da Luca. It's going to be sarà per quattro Saturday settimane, sabato e domenica, per la diretta in inglese. Soprattutto il sabato creeremo il campo energetico, rafforzandolo, e per creare un campo energetico che catalizza, è un catalizzatore, perché le problematiche comunque del passato possano affiorare, mentre la domenica, di domenica, le domeniche, inviteremo un paio di persone a lavorare individualmente con Alcazar, e questo crea un modello per ognuno di noi, quindi per lavorare con il nostro bambino interiore, mentre Alcazar guiderà queste persone. È come si creerà un percorso energetico pieno di focus, quindi la domenica riguarderà gli insegnamenti di Alcazar, esperienziali, per aiutarci a stare nel nostro processo, sia alle 10, l'orario della California. Quindi è un programma di quattro settimane, quindi otto puntate webinar di 2 ore ciascuna. Se cliccate sul link vedrete la data di inizio e manderemo un'email comunque a tutti con la pagina per iscrivervi. E ci saranno bellissime canalizzazioni su ogni tema, la guida interiore, il guaritore interiore, il creatore interiore e anche il portale interiore. Quindi ascoltate le canalizzazioni. E le canalizzazioni saranno comunque gratuite, non tutto il programma, quindi se non vi iscrivete potrete accedere alle canalizzazioni. Fantastico, speriamo di vedervi molto presto. Siamo davvero entusiasti di questa novità. Grazie a tutti per essere qui. Noi vi amiamo. Ciao ciao. I have to press end call. Bye everybody.